Ciao a tutti da Bastroz, benvenuti a un nuovo video dopo una settimana di pausa pigra. Oggi vi faccio vedere il mio secondo set della Clio, del Combiner Transformers, nello specifico Superion Microchangers Combiners. Vediamo il logo Transformers, quindi alla licenza ufficiale. Qui vediamo come al solito abbondanza di Ages, nonostante la crisi. Qui il logo Microchangers Combiners, qui i vari componenti, e stavo vedendo che prima di tutto ovviamente sono 4 invece di 5. Ci sono tutti, tranne uno ovviamente. All'appello manca Slingshot e dovrebbe esserci Fireflight, ma c'è Firestrike. Ora non so perché è stata scelta questa cosa, e sinceramente al momento non sono sicuro che Fireflight sia Firestrike, perché da qui non capisco il modello dell'aereo. Comunque, 76 pezzi, sotto un bel codice a barre. Creo Transformers, qui riassunto di tutto lo schema che abbiamo visto qua. E qui ci sono gli altri combiner della serie, qui Bruticus, che ho già recensito e vi lascio il link di esso. Predaking, quello composto tutto da animali. E questo è il più bello, secondo me, e tra l'altro è quello che è praticamente esaurito, si trova a prezzi abbastanza alti, che sarebbe Devastator. Sul lato vediamo le varie facce dei componenti, e qui gli stessi loghi. Andiamo ad aprire. Prima volta che lo apro. Allora, qui vediamo 5 bustine. Andiamo a vedere velocemente il manualetto. Manualetto bello largo. Ah, ci sono degli adesivi. Manualetto dovrebbe essere abbastanza facile. Bello che ci sono queste immagini grandi dei componenti super deformed. Non so perché dico così quando parlo in inglese. E qui comunque sarà facile da seguire e mi ci metterò all'opera proprio adesso. Ed ecco il nostro Air Raid. Come articolazione abbiamo la testa, queste due alette che si muovono avanti e indietro, e poi abbiamo questi due dettagli rossi qui, belli questi dettagli anche sul torace. L'arma è questo fuciletto stranissimo qui, che gli facciamo molto comodamente impugnare. Modalità aereo estremamente semplice, non abbiamo fatto altro che girarlo pancia in giù, abbiamo girato la testa e poi abbiamo messo questi due pezzi sotto i piedi e montato questi due cannoncini. Ecco il nostro Firestrike con le sue due belle pistolette, molto bello, mi piace molto il casco, mi ricorda uno dei componenti di Bruticus, se non sbaglio. Beh, l'articolazione la sapete, la solita. Questo pezzo è un pezzo unico che va messo sulla schiena e agganciato al collo. Vediamolo in modalità aereo. Ok, eccolo in modalità aereo. Questa parte qui l'abbiamo girata e l'abbiamo agganciata qui a livello del bacino. E la cosa che non mi è piaciuta è che il pezzo caudale qui è messo di lato, quindi fa uno strano effetto. E questo qui è Silverbolt in modalità robotica con il suo bel bazooka. Come vedete, tende a spaccarsi tutta la parte di dietro, viene via molto facilmente, soprattutto questo pezzetto salta come un grillo. Benissimo, ecco Silverbolt in modalità robotica. Parere professionale, fa cagare perché sembra un missile. Non so, ovviamente non possono fare più di tanto, viste le dimensioni. Eccolo qua. Non è previsto l'aggancio dell'arma in questa modalità, però potete sempre. Ecco, va bene, no, lasciate stare, mettete dove volete. Ok, questo è Skydive in versione robotica, anche lui molto simile, se non quasi uguale a Air Raid, con queste ali qui posizionate sui bicipiti che si possono muovere. Come vedete, anche in questo caso, bei dettagli sul torace, sulle gambe e sul volto anche. Dietro niente. E come arma questa specie di fucile con il mirino ottico. Ed eccolo in alt mode.
Beh, e una volta montati i quattro componenti, è ora di montare il combiner, però non ve lo faccio vedere perché ci vorrà molto tempo. E dopo un estenuante montaggio, ecco il nostro Superion. La prima cosa che ho notato è questo pezzo che tende a saltare via molto facilmente, e lo vedremo sicuramente nel corso dell'accensione. Insomma, queste parti, le parti inferiori, vengono utilizzate per fare sia i piedi che le mani, un po' strano, e possiamo vedere un po' tutte le parti dei vari componenti che vengono utilizzate. Queste sono le parti che avanzano abbastanza. Qui abbiamo il mattoncino che è presente anche nell'altro combiner, che di solito si mette qui così per bellezza. Come possibilità abbiamo la spalla su ball joint che sfrutta il torace di una delle minifig, si può piegare 90 gradi al gomito e poi qui ovviamente si può ruotare e anche fare così. Boh. Ecco il pezzo che dicevo che salta. Stessa roba da questo lato, ovviamente però utilizzando altre minifig i dettagli sono un po' diversi, come vedete da qui ci sono queste ali, da qui no. Poi la schiena molto articolata perché come vedete vengono utilizzate due minifig e vengono sfruttate anche le braccia. Qui ho dovuto rimuovere le braccia della minifig per agganciare quelle del combiner grande. Quindi questo particolare, sì, non so se è abbastanza interessante, però aggiunge comunque complessità. C'è anche rotazione del bacino, la testa ovviamente, è una cosa che ho notato che mi dà abbastanza fastidio di questo tipo di chiamiamolo simil Lego, è che l'elmetto non si tiene bene alla testa, quindi se giriamo l'elmetto la testa rimane ferma, quindi questo può essere abbastanza fastidioso. Qui possibilità alle anche, si piega a 90 gradi così, e poi come vedete le gambe delle minifig vengono utilizzate per dare possibilità alla caviglia, quindi così. Come vedete non entra neanche totalmente, quindi questa è un'altra, diciamo, approssimazione di questo tipo di Lego, chiamiamoli così. E comunque ho anche aggiunto tutti gli adesivi restanti e alla fine, vaffanculo, e alla fine il risultato è questo qui. Devo dire non male, non male, però al momento devo dire che Bruticus rimane quello che mi piace di più. Come armi abbiamo sfruttato il bazooka di Silverbolt e abbiamo aggiunto questa parte, questa estensione, che sarebbe quella parte sulla testa sempre di Silverbolt, poi questa pistola qui che è di Firestrike. Non so se consigliarvi questo combiner, è comunque qualcosa di simpatico, però a volte è un po' snervante perché ci sono alcune teste che vengono via, quindi quando sono le parti che vanno impilate una sull'altra, poi vi scoppiano in mano, quindi può essere abbastanza snervante, però esteticamente alla fine non sono male. E come al solito vi invito ad iscrivervi, condividere, commentare, cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, cliccare non mi piace se siete degli stro, e vi faccio notare che abbiamo raggiunto i 500 iscritti, quindi a breve farò un video a riguardo. E per oggi è tutto, vado a prendermi un Actigrip che sto morendo, alla prossima, bye bye!